mi hanno già presentato, comunque di solito mi presento come padre, come marito e come imprenditore fallito, perché comunque su Facebook almeno per ora mi trovate così, ma ho promesso che cambierò il nome su Bellante, visto che imprenditore fallito se mai avrò una startup o un'azienda di successo. Ma oggi, come non sono qui per parlare del fallimento della mia startup, ma del successo del fallimento della mia startup, che si chiamava Siba, ed è un sistema che serviva per pagare nei negozi senza fare coda alla cassa. E in pratica, con la fotocamera dello smartphone scansionavi i codici a barre di prodotti, li pagavi dal telefono e non dovevi perdere tempo in coda alla cassa. E inizialmente le cose sono partite molto bene. Abbiamo vinto un talent show di Italia 1 che si chiamava Shark Tank. Non so, qualcuno si ricorda di Shark Tank? L'avete visto qualcuno di voi? Però poi abbiamo ottenuto altri finanziamenti, altri investitori, abbiamo avuto diversi premi, Bayer ci ha inserito tra le 150.000 startup europee. Insomma, le cose erano partite molto bene, ma nonostante questo alla fine non ce l'abbiamo fatta e la startup è fallita. E quindi a quel punto avevamo un problema. E uno magari pensa, certo, ti sei fallito dalla startup, c'è il tribunale. No, avevamo un problema più importante. E uno può dire, sì, c'avevi i denti, ma anche quello, sì, nel senso che non ce l'ho ancora adesso, deve dipendere. Ma avevo un problema ancora più importante di quello. Avevo un problema, perché dovevo spiegare a mia moglie e ai miei figli cosa era successo. Perché sai, prima sei sempre in giro a fare lavoro e poi ti ritrovi a casa e soprattutto non porti più questo di soldo. Quindi questa cosa andava spiegata. I miei figli all'epoca ne avevo solo due, adesso sono tre. Avevano due anni più piccolo e tre e mezzo il più grande, e noi tutte le sere vi raccontiamo una fiaba, vi leggiamo una fiaba ai nostri figli. Per cui, da buon imprenditore, ho detto troviamo una soluzione a questo problema, e leggendo sempre queste fiabe, ho detto usiamo la fiaba per spiegargli che cosa è successo. Ai bambini, il linguaggio della fiaba, no? Dovrebbe essere il linguaggio più semplice. Allora ho fatto questa fiaba, e poi ho detto, ma i bambini sono dei nativi digitali, quindi perché questa fiaba non la rendiamo in video e la carichiamo online? E siccome io ho le idee stupide, non solo, ma poi le metto in pratica, effettivamente questa fiaba è diventata un video, l'abbiamo caricata online e nel giro di poche ore è diventata virale, ne hanno parlato con i giornali, le radio, le televisioni. Come tra l'altro tanti mi chiedono se questa fiaba effettivamente i figli l'hanno capita, apprezzata. Ovviamente la risposta è no, essere un bambino di 2 anni non è che può capire più di tanto una fiaba del genere. Tanto è vero che Riccardo, che ha 2 anni, che all'epoca aveva 2 anni, a metà video si è alzato e si è andato, si è messo a saltare sul letto. Filippo, che invece è più grande, l'ha guardato tutto il tempo con il dito in bocca, vabbè, per chi non l'ha visto la fiaba non si ricordasse più, la fiaba è una fiaba animata, per cui c'è la mano che disegna i fumetti e la voce che racconta è la musica che fa da sottofondo. E quindi Filippo, che è più grande, si è guardato tutto il video con il dito in bocca e poi alla fine del video mi guarda con il dito in bocca e mi fa: papà, ma quella mano che disegnava era la tua? Questo così per far capire cosa aveva capito, anche se poi in realtà dopo mi ha chiesto se i personaggi di quella fiaba fossero ancora amici. Quindi in realtà qualcosina secondo me gli è rimasto e sono sicuro che nella vita prima o poi, quando ne avrà bisogno, questa cosa la tirerà fuori. Ora, io vi ho portato una versione breve della fiaba che mi ha fatto meglio, sempre dura solo 2 minuti, perché con la originale dura 7 è un po' impegnativa. Ve la farei vedere e poi però interrogo, quindi fate attenzione. Daisy era un ragazzino vivace, che amava l'oceano e voleva diventare il capitano di una nave. Un bel giorno decise di salpare con il suo amico Joy. «Joy, voglio partire!» disse Daisy. «Voglio portare lo scrigno magico che mi ha regalato mio padre dall'altra parte del mondo!» Poi aggiunse: «Vieni con me! Ho bisogno di un compagno che conosca i mari e le correnti!» I due partirono per un lungo e rischioso viaggio ed iniziarono a reclutare marinai esperti che li aiutassero in questa impresa. Daisy e Joy non avevano di che pagare e per molti quel viaggio era troppo pericoloso, ma i due amici non si scoraggiarono, certi che il vero fallimento sarebbe stato quello di non partire. Dopo 20 mesi di viaggio, l'equipaggio era stanco e le provviste stavano terminando. Ma finalmente, quando tutto sembrava perduto e l'equipaggio stava morendo di fame, ecco che approdarono sulla più bella delle isole che avevano visitato. Ad accoglierli fu il re in persona. «Re Riccardo!» esclamarono Daisy Joy.
Siamo un giovane equipaggio molto affamato. Abbiamo affrontato diverse tempeste e giorni di sole per arrivare fin qui. E la meta è ancora lontana. Ecco i viveri che mi avete chiesto. Non vi basteranno per arrivare dall'altra parte del mondo, ma se li userete bene, vi aiuteranno ad arrivare alla vostra prossima meta. Buon viaggio. Dopo alcuni mesi di navigazione, però, i viveri cominciarono nuovamente a scarseggiare. Come se non bastasse, nuove tempeste si erano abbattute sulla nave, danneggiandola pesantemente. I pochi marinai rimasti si rivolsero a Daisy e Joy con voce tremante. Capitano, siamo stanchi e affamati. Cari amici, state sereni. Abbiamo combattuto con tutte le nostre forze per il successo del nostro viaggio. Domattina all'alba ricostruirò la nave. Chi vorrà potrà venire ad aiutarmi. E non appena sarà pronta, partiremo per un nuovo viaggio. Perché la luce dello scrigno magico non si spenga mai. C'è una sola regola in questo gioco. Adesso io vi faccio un paio di domande. Esce la domanda e poi le risposte escono una per volta. Chi pensa che la risposta corretta sia la prima o sono quella che è uscita deve alzare la mano senza aspettare che escano tutte e tre, che no, è troppo facile. E giuro, non mi voto, non sono voti, anche se ho detto che mi sono interrogato, però non mi voto. E quindi potete essere liberi di fallire senza problemi. Se sbagliate non verrete giudicati. Allora, di che cosa parlava la fiaba? Due startup con cerchi di finanziamenti che vincono un premio. Due marinai che vogliono attraversare l'oceano. Un direttore di banca che aveva finanziamenti senza chiedere garanzie. Ok, no, era la seconda. Due marinai che vogliono attraversare l'oceano. Cosa significa fallire? Sbagliare. Non essere capaci di fare un bel niente. Inseguire un sogno e cadere miseramente, un po' come il tipo della slide. Ok, tutti. No, fallire, c'è proprio la parola fallire, la radice della parola fallire significa falso, sbagliato. E quindi non ho deciso io, ma letteratura italiana. Quindi noi tutti falliamo perché, semplicemente perché tutti sbagliamo, io sbaglio abbastanza. Ma l'importante che, secondo me, non è quello di non sbagliare mai, ma cercare di imparare qualcosa dai nostri errori, che tanto inevitabilmente qualcosa lo facciamo. E invece che cos'è successo? Paura di cambiare ma voglia di volare, così nella musica. Qualcosa che è successo fa succedere tutto ciò che desideriamo. Va bene, allora, qualcosa che è successo, anche qui di nuovo per non meriti meno, per etimologia, che significa successo significa una cosa è successa, è accaduta, e quindi le persone succedono, nel senso che accadono ogni giorno. Quindi apriamo gli occhi e ci siamo, e quindi la buona notizia è che abbiamo successo per definizione, e poi magari le nostre iniziative no, ma noi come persone abbiamo sempre successo, e comunque è una buona notizia. Allora, fare imprenditore cosa significa? Alzarsi la mattina con la voglia di cambiare il mondo, questa va abbastanza di solito. Fare un casino di obiettivi di networking, pagare le tasse, fare grana palate. No? No. Tutti imprenditori poveri. In effetti in Italia di startup non è che dici vai in giro con Ferrari. Dobbiamo cambiare questa mentalità, va bene. No, questa era la giusta e tutta, perché mi spiace che di solito siete sbagliate, quindi dai, era questo, la faccio indovinare. Era tutto giusto, non si è sbagliato tanto. Dai, l'ultima domanda, è il giorno del tuo matrimonio? Ma durante la festa inizia a piovere, che cosa fai? Allora, allestisci un gazebo o insomma qualcosa per coprire gli invitati dalla pioggia. Bestemmi tutte le lingue del mondo dando la colpa al compagno o alla compagna della scelta della data e della location. Ti scusi con gli invitati per l'inconveniente. Vai molto male su una pioggia perché quello è il giorno più bello della tua vita. Comunque ho fatto questo stupidaggine però per far capire che il fallimento è un po' come la pioggia il giorno del matrimonio, cioè tu ti hai ricostruito nella tua testa un po' il film di come sarebbero dovute andare le cose. Quindi le donne fanno, magari dopo anni e anni che uno se lo immagina il vestito del damigelle, poi però la realtà non va sempre come ce la siamo immaginata noi, anzi devo dire nel mio caso quasi male, ma nonostante questo, dite bene, no, nel senso che davvero noi ci creiamo un po' un film di come vorremmo che andasse le cose, ma poi spesso non succede così, e quando si verificano queste situazioni la prima reazione sono le vestite di tutte le lingue del mondo, cioè tu ti chiedi, di solito ti chiedi, ma perché proprio me? Cioè perché con quanto io ci tenessi a fare questa impresa, con quanto secondo me era anche un desiderio buono, no? Peraltro in Simba il nostro slogan era volevamo che tutte le persone potessero avere più tempo per fare ciò che amano. Quindi dare alle persone la possibilità di avere più tempo
per fare ciò che ami, non vedevamo armi o droghe. Per cui dicevo, è uno scopo buono, perché non ce la stiamo facendo? Però purtroppo la realtà non sembrava come eravamo noi, e quindi l'azienda è fallita. E quando la tua azienda fallisce, tu ti ritrovi da un giorno all'altro che non sai più che cosa fare, cioè sul divano, in pigiama, con la barba un po' sfatta, che non sai cosa fare, e soprattutto non sai più che cosa sai fare. Dici, ma perché inizia da altre cose, no? Forse sono io il problema, forse non so fare niente. E quindi inizia a farti delle domande. Io mi sono chiesto intanto se era valsa la pena provarci, ma soprattutto se sarebbe valsa nuovamente la pena di provarci di nuovo in futuro. Ma soprattutto la domanda più difficile, a cui ancora oggi non ho una risposta che mi sono fatto, è come si fa ad essere liberi di fallire? Cioè, come faccio io, quando provo a fare qualcosa, a sentirmi libero di fallire? Di solito, quando lancio questa bomba atomica, faccio poi un giochino per far capire, insomma, come questa domanda, perché mi rendo conto che è una domanda abbastanza difficile, no? E poi uno arriva sul palco e dice, tu stupidaggine, poi mi fa una domanda del genere, di solito lascia un po' così. Oggi purtroppo non abbiamo tempo di fare il giochino. Il concetto che però cerco di passare con il giochino che di solito faccio è che noi tutti abbiamo desiderio, degli obiettivi, e giustamente cerchiamo di inseguirli. Il problema è quando noi associamo all'esito delle cose che facciamo la nostra felicità. Provo a spiegarlo. Cioè, se io dico sarò felice solo se la mia startup avrà successo, o se troverò la donna della mia vita, il lavoro della mia vita, insomma, sarò felice solo se, poi solo se ognuno lo riempie come meglio crede, a quel punto tu sei in balia di quel risultato, che non significa appunto non dover cercare con tutte le proprie forze il successo della propria iniziativa, qualunque essa sia, ma significa non dover far dipendere la propria felicità dall'esito di quella cosa, perché se no il rischio è che tu, mentre giustamente insegui il successo della tua iniziativa, lo fai con una spada di Damocle sulla testa che ti dice, oh ciccio, guarda che tu hai detto che se quella roba lì, cioè la tua felicità è il successo di quella roba lì, quindi se quella cosa non funziona tu non puoi essere felice. E ovviamente questo avviene a livello inconscio, cioè non ho mai sentito nessuno fare questo ragionamento voce alta, però inconsciamente facciamo così, o meglio, io spesso mi rendo conto che ancora adesso spesso faccio così. Quindi non è appunto non dover inseguire più i propri obiettivi, ma non farlo dandogli quel peso di felicità, di soddisfare la tua sete di felicità, perché sennò questa spada di Damocle ti blocca, ti limita e non ti fa più essere lucido nel prendere le scelte che devi prendere quotidianamente, e se sbagli le scelte aumenti oggettivamente la possibilità di sbagliare e quindi di fallire, per cui insegui i tuoi obiettivi con più pressione e questo aumenta la possibilità di sbagliare. Adesso sto ripartendo da questa considerazione qua, da questa consapevolezza, cioè che una delle cose che ho voluto dire nella fiaba, che anche qui non l'ho capita io per meriti non faccio veramente niente, forse un paio di robe nella mia vita, ma perché ho avuto la fortuna di avere vicini ai miei figli, la mia famiglia, la mia moglie, alcuni amici che mi hanno fatto capire queste cose, cioè che falliscono le aziende, falliscono i progetti, ma le persone non falliscono mai. E da questa consapevolezza oggi riparto, e riparto intanto dalle fiabe, perché il successo che ho avuto questa fiaba del fallimento mi ha aperto un sacco di porte, intanto mi ha fatto capire che c'era un bisogno, comunque un po' la vena imprenditoriale cioè, è rimasta, e poi mi sono arrivate tante richieste da media, da personaggi famosi, da aziende, che mi hanno chiesto di usare il format della fiaba per raccontare altre storie. Poi ho ricevuto più richieste di quelle che effettivamente sono stato in grado di fare, ma adesso ci stiamo strutturando per iniziare a rispondere un po' più concretamente. E poi da un nuovo format che stiamo lanciando, che abbiamo appena lanciato in realtà da poco, che si chiama T-Intervisco, sono delle interviste, che ho visto anche perché abbiamo fatto questo gioco di parole meraviglioso, sono delle interviste a personaggi famosi ed esperti di educazione digitale, dove parliamo fondamentalmente di fallimento e di educazione digitale, quindi come la tecnologia sta impattando le nostre vite, soprattutto insomma, genitori, rapporto genitori figli, per chi è genitore, quant'altro.
E quindi niente, per questo su YouTube, su Facebook, sono una serie di distributori con cui abbiamo fatto l'accordo, ci stanno uscendo queste interviste, dove affrontiamo queste tematiche. Non c'è purtroppo il tempo di spiegare il collegamento fra fallimento ed educazione digitale. In breve, la tecnologia ti aiuta tantissimo nell'approccio dei tentativi ed errori, perché tu, la tecnologia digitale, fai una cosa, sbagli, torni indietro e riprovi, e il fallimento è tentativi ed errori, provare a sbagliare, correggere e ripartire, e con questo la tecnologia ti aiuta tanto. Per questo format ho portato un video di un minuto, un trailer, che cerca un po' di riassumere insomma, il concetto di questo format, di questa intervista, che non sono proprio solo interviste, ma sono giochi, sfide, musica, sono un po' di pagliacciate. E poi vi farò vedere questo video prima di lasciarvi con un piccolo augurio. Bisognerebbe abituare il pubblico un po' più alla bellezza. Sì, perché il genitore è una posizione non democratica. Tu non hai questa abitudine prima o dopo? O al contrario anche. Sì, in effetti. Quale di queste parole non è inglese? Allora Ed, abbiamo parlato di bullismo, adesso cerchiamo di sconfiggerlo con questo gioco. Comunque io anche ti ho portato le tre buste. Ah, se non ci fosse la regola non ci sarebbe neanche la fiata. Non credo mai che ci sia, scusate, la botta di culo. Possiamo dire che internet ci ha aiutati tantissimo. Tu le emozioni le apprendi non nel contatto con l'iPad, ma nel contatto con un altro essere umano. Se perdi questa è veramente incredibile. I fallimenti fanno parte della vita, no? A 22 anni ho trovato lavoro sulle riviste di videogiochi. Sì! Scusate. Interessante la tua di storia. Margherita, mi aiuterai nonostante tutti dicano che per me le possibilità sono limitate? Ecco, a proposito di educazione digitale. Volevo salutarvi con un piccolo augurio, perché spesso mi capita di incontrare persone o che mi scrivono se tu sei un fallito, voglio fallire anch'io. Ecco, più o meno, nel senso, comunque il fallimento si porta dietro tante conseguenze, tanti dolori, tanta fatica. Per cui io non mi sento di augurare a nessuno di fallire, però non mi sento nemmeno di augurare di non fallire mai. Quello che vorrei potesse essere il mio augurio è quello di riuscire sempre a rialzarmi da ogni piccolo o grande fallimento, cercando di trasformarlo in un meraviglioso successo. Grazie.